nuovo di Val di Cecina, in provincia di Pisa, e più precisamente a Villa Ginori Conti, nell'ambito del Grey Cat Festival, e abbiamo l'onore di avere con noi una delle più belle voci del panorama musicale italiano, Antonella Ruggero. Allora, signora Ruggero, iniziamo da questa serata e da questo concerto. Ci racconta come nasce la collaborazione con Ramberto Ciamarrughi e Fabio Zeppetella. Beh, da qualche anno a questa parte collaboriamo e ogni volta è una opportunità di proporre della buona musica, musica molto allargata, molto varia, repertori antichi, miei, moderni, voglio dire, c'è veramente un bel percorso insieme a loro, due grandissimi musicisti. È molto piacevole, no, fare questo tipo di concerto. Nella scaletta ho visto che ripercorrete gli anni che vanno dal 1930 al 1950 con incursioni nel musical di Broadway, ma anche repertorio cubano, portoghese, francese, argentino. Lei spesso ha spaziato in diversi generi. Si intuisce un desiderio di conoscenza, la curiosità di esplorare nuovi mondi e nuove realtà. È così? Più che nuovi mondi, mondi di una musica che appartiene a persone, a musicisti, a poeti, anche a gente comune di altre epoche, sembrano tanto lontane dalle nostre, perché la nostra è ipertecnologica, quindi tutto è buttato fuori senza fare un percorso, come dire, all'interno di noi stessi, all'interno del nostro essere, della nostra mente, del nostro sentire, cosa che invece è sempre accaduto. Quindi la musica di oggi non è paragonabile minimamente con quella fatta sino a qualche decennio fa, veramente a poco tempo fa. Credo ci voglia una grande dose di coraggio e una grande personalità per lasciare un gruppo che lei stessa aveva contribuito a fondare nel pieno del suo successo. Mi riferisco naturalmente ai Mattia Bazar. No, ci vuole coraggio a fare delle cose che non appartengono più alla propria visione della vita e del mondo e dell'arte, quindi soffocando noi stessi. Io parlo per me ovviamente, per me sarebbe stato così. Quindi 14 anni molto belli, interessanti, abbiamo girato veramente un mondo che in molte parti non esiste più, luoghi lontani dove tutto è cambiato, e quindi ho un ricordo bellissimo sia della musica che anche dei rapporti che ci sono stati nei vari continenti che abbiamo visitato attraverso la musica. E non ci vuole coraggio, ci vuole coraggio, ci vuole energia e voglia di proporre cose nuove, prima di tutto a noi stessi e poi al pubblico che ha voglia di seguire questi cambiamenti, ovvio. Qual è il suo rapporto con la popolarità? Oh beh, non faccio caso a questo, nel senso che è il mio lavoro questo, la popolarità fa parte di questo salire sul palco ovviamente, di essere conosciuti, ma non frequento minimamente tutto ciò che appartiene alla società, delle frequentazioni, assolutamente no. È come se io faccio il mio percorso in maniera abbastanza solitaria, nel senso che ho pochissimi collaboratori super validi, e uno di questi è ovviamente Roberto Colombo. I musicisti sono tutti straordinari con i quali lavoro, ma non c'è proprio spazio, perché non mi interessa nei confronti del stare in mezzo alla bailamelo, assolutamente no, mi annoierei moltissimo, devo dire. Antonella Ruggero, interprete ma anche compositrice, ha scritto una colonna sonora per un film muto, Broken Blossoms, ho letto, che ha vinto il premio del pubblico al Festival del Film Muto di Aosta 2003. È stata un'esperienza isolata? Resterà un'esperienza isolata o vuole ripeterla? Ma chissà, veramente ci sono sempre nuove proposte, prima di tutto che vengono fuori da una mente o dalle nostre menti che non si accontentano delle cose già fatte, quindi ci potranno essere sicuramente nuovi progetti di questo tipo. È stato molto interessante farlo perché era un film muto degli anni 20, quindi meravigliosa questa, sì, ma voglio dire, avvengono, non è un caso unico all'interno della musica, sono
so che nel mondo si prendono vecchi film, a volte si ripropone, o meglio si disegna una colonna sonora che allora non esisteva. Mi racconta il suo rapporto con la musica sacra e la spiritualità. Musica sacra l'ho sempre ascoltata, sin da quando ero bambina, quindi andavo in una vecchia chiesa, una chiesa bellissima medievale a Genova, ad ascoltare l'organo liturgico con mio nonno, e da lì è nato proprio questa consapevolezza che ha dentro la musica sacra, non tutta ovviamente, poi io mi vado a cercare quelle che più mi ispirano, sì, e ci sono dei contenuti molto 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 importanti per chi, ma anche per chi non crede, non è detto che uno debba necessariamente essere credente, no, la musica sacra appartiene a tutte le, come dire, a tutte le culture, in ogni lato del mondo, in ogni angolo del mondo, da sempre c'è l'essere umano che si rivolge a qualcosa di superiore. L'artista Ruggero e la solidarietà. Certamente lei non è una donna che pubblicizza il suo impegno sociale, eppure è molto attiva e si intuisce in lei una profonda sensibilità. Ma come si fa a non essere sensibili a certi argomenti, a certe realtà? Comunque quello che si fa è sempre pochissimo rispetto a quello che di cui le persone necessitano, insomma non è l'essere non è l'individuo che riesce a, seppur con tanta volontà, ma non sono certo la sola, ce ne sono tantissime persone che lavorano nel volontariato, che fanno cose straordinarie, ma purtroppo prima di cambiare le cose veramente e in profondità chissà quanti anni ancora ci vogliono. L'ultima domanda d'obbligo, i suoi progetti futuri. Sono uscita da qualche mese, da un po' di mesi, con un progetto di 115 brani suddiviso in 6 CD, e ogni CD è un genere che in tutti questi anni, 21 anni, da quando, dal 96 ad oggi, ho realizzato con gruppi, orchestre, veramente con persone straordinarie e generi a mio parere meravigliosi, quindi si intitola Quando facevo la cantante, e lì già si intuisce questo percorso da quando ho ricominciato appunto nel 96 ad oggi. È una musica veramente, non c'è tutto ovviamente, ma sono registrazioni sia dal vivo che in studio, realizzate con veramente con grande passione, questo si sente, ecco. Grazie Antonella Ruggero, buon concerto e buon percorso di vita e di lavoro.